giornata davvero importante delle relazioni tra Italia e Iraq. Stiamo celebrando un viaggio che ha perso nelle relazioni diplomatiche, nelle relazioni internazionali, nel dialogo interreligioso degli scenari nuovi. Quindi è con molta emozione che io do la parola all'ambasciatrice Safia Taleb Ali al-Suhail. Ecco, mi viene proprio da chiederle: Assisi è un gioiello dell'Italia, la città santuaria, e oggi qui siamo per creare un legame tra l'Iraq con il suo un altro gioiello, Ur, la città di Abramo. Come poter proseguire in questo legame, come poter far crescere questa amicizia? Shukran, grazie. أولا قاعدة غير ما أتكلم اللغة الإيطالية بس حتكلم في اللغة العربية ويتم الترجمة Mi scuso di non poter parlare in italiano, parlerò in arabo e ci darò la traduzione. يمكن واحدة من التوصيات الأولى قبل بداية حديثي أوصي بأن نبدأ بفتح المدارس لتعليم اللغة الإيطالية داخل العراق هو من بغداد ومن أور ومن كافة المدن العراقية لربما هذه إحدى التوصيات المهمة لتبقى جسر من التواصل المهم ما بين الشعبين وما بين روما وبغداد وأور وأيضا ما بين الفاتيكان وروما. Una prima raccomandazione prima di iniziare il mio intervento, forse una prima raccomandazione è quella di poter aprire delle scuole di italiano in Iraq per mantenere questi ponti di collaborazione tra Ur e Baghdad, tra Ur e Roma e tra l'Italia e l'Iraq. L'apertura delle scuole di italiano sarebbe una bellissima iniziativa. بالمناسبه هذا الطلب كان احدى الطلبات الرئيسيه اللي اكدنا فيها على الحكومه الايطاليه للتعاون الثقافي. نحن نعتقد بأن تعليم اللغات وفتح مراكز ثقافية إحدى الآليات لبناء الجسور المهمة ما بين الشعوب ونأمل بأن يكون حديثنا مع الحكومة الإيطالية ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية أيضا مدعوم من قبل مؤسستكم الكريمة ومؤسسة الفاتيكان ككل ومن مجلس الكنائس ومن الجهة الرسمية للجنة الحوار اللي تستضيفنا اليوم. Una delle cose che avevamo richiesto alle autorità italiane, infatti, era proprio quella di lavorare all'apertura, alla cooperazione culturale, all'apertura di queste scuole. È una cosa che noi crediamo sia fondamentale per poter costruire questi ponti di collaborazione tra due paesi. Abbiamo richiesto anche al Ministero dell'Arte e Istruzione italiano di poter adoperarsi per questo e crediamo che si può pensare di lavorare su questo anche grazie a voi, grazie al CEI, grazie agli organizzatori e alle vostre autorità. Forse potremmo pensare di poter aprire queste scuole. بالعودة لحديثنا حول الجسر ما بين أور وأسيسي أعتقد بأن هناك جسور من المحبة وجسور من التعاون اللي من الممكن أن نخلق اليوم وخلقه أيضا خلقته ظروف سابقة وبالأخص زيارة قداسة البابا ودعوته إلى البدء من جديد إلى الحج إلى أور. Parlando di ponte tra Ur e Assisi, dobbiamo parlare di ponti che possiamo pensare di aprire, ponti di amore, di cooperazione, delle possibilità che il viaggio del Papa ha aperto in effetti con la sua visita in Iraq e la sua invito alla preghiera a Ur. فيما يتعلق بالتوصية الرئيسية التي أعتقد من الممكن أن تخرج عن اجتماعنا اليوم سواء في قداس الصباح الذي جمعنا جميعا بمحفل باختلاف خلفياتنا سواء كانت الدينية أو القومية ونحن جئنا بتعددية وتنوع كبير مثل العراق كل اليوم إلى أسيسي وإلى القداس ومنه أيضا أعتقد من الممكن معكم ومع أصدقائنا جميعا وأنا حقيقة أخص بالشكر سيدنا رامي وأيضا
اخونا وابونا العزيز جلال وكل اخواننا بدون ذكر الاسماء بالاضافه الى كافه الداعمين والمنظمين لهذه الوقفه التي اعتقدها من اهم الوقفات التي تتزامن مع الوقفه في غور وفي النجف الاشرف وفي بغداد وفي كافه المدن العراقيه احتفاء بذكرى 6 مارس. Un'altra raccomandazione appunto quella dell'unità, l'unità che abbiamo sentito anche oggi con la messa di questa mattina, in cui tutte le varie confessioni si sono unite in questa messa nonostante le loro differenze, una varietà che l'Iraq oggi vive in effetti, e per questo ringrazio nuovamente il Monsignor Rami Kavalan, il Jalal Yako e tutti coloro che hanno contribuito per questa iniziativa, che in effetti ha un'importanza che può essere paragonata all'evento che c'è stato a Ur, a Najaf, a Baghdad durante la visita del Papa. Da قداسة البابا في زيارته إلى العراق إلى البدء من جديد للحج إلى أور. Il Papa nella sua visita ha invitato a rinnovare il pellegrinaggio a Ur. خلال سنة مرت أعتقد بأن لم نعمل كما يجب معا من أجل البدل لتسيير رحلات الحج ولربما التوصية التي من الممكن أن تخرج عن هذا الاجتماع هو البدء بتسجيل من يرغب اليوم وبأسماء موجودة من الحضور الكرام ولربما من الأصدقاء سواء من يمثل دولة الفاتيكان، الكنائس، لجنة الحوار المعنية، الحضور الكرام، كافة السادة والآباء والخوارنة والشماز وغيرنا، نحن مدنيون ودبلوماسيون، أن نبدأ بتسجيل أسماءنا لمن يرغب إلى الحج في رحلة تحدد زمنيا، ونحن كحكومة عراقية نرحب كثيرا ونؤكد كسفارتين، سفارة الفاتيكان وسفارة العراق في روما، بأننا سنقوم بكافة الإجراءات التي تسهل هذه المسيرة من الحج الأولى ما بعد زيارة قداسة البابا الرسمية. فهذه هي التوصية الأساسية اللي أحب أن أقدمها وأتمنى أن نبدأ فيها قبل خروجنا من روما. Un'altra raccomandazione importante è quella appunto del pellegrinaggio dopo un anno dalla visita del Papa, che ha invitato a rinnovare questo viaggio. Non abbiamo fatto abbastanza per mettere in pratica questo invito, e per questo io vorrei che da questo incontro di oggi uscissimo con questa raccomandazione, cioè dei presenti, delle autorità della CEI, delle autorità del Vaticano, dei presenti stessi, chi voglia effettuare questo pellegrinaggio di poter registrare i propri nomi già da adesso, di poter fissare una data. E naturalmente le due ambasciate presso la Santa Sede in Italia faranno di tutto e danno il benvenuto a coloro che vorranno effettuare il pellegrinaggio a Ur in una data che potremo fissare. Io credo che questa sia una cosa importante da poter fissare in maniera concreta già da questo incontro di oggi. Sembra che questo invito sia davvero molto importante e vada accolto come un impegno morale che potrebbe venire davvero da questo nostro incontro, da questo nostro convegno. Io ho avuto la possibilità l'anno scorso di essere a Ur con Padre Jalal, e l'idea soprattutto di Padre Jalal era: sarebbe bello poter portare altre persone in ricerca di questa fratellanza a visitare questi luoghi santi per le tre religioni e non solo. Grazie ambasciatrice.
Io penso che poi la presidenza del convegno, la commissione Spirito d'Assisi, possa fare sintesi e tenersi in contatto con voi per vedere come procedere. Abbiamo fatto uno strappo alla scaletta perché nella organizzazione un po' vorticosa, e diciamo anche era la prima volta che facevamo una cosa del genere, tra gli ospiti abbiamo anche lo sceicco Abdullah Al-Taek, spero si pronunci così, viene da Najaf, e pensando al 6 marzo 2021 non si può ricordare quella foto della casa del grande Ayatollah Ali al-Sistani, questa casa spoglia, un divanetto, un comodino con una scatola, credo, di fazzoletti di carta. Papa Francesco si è seduto in quella casa e per 50 minuti hanno parlato, un incontro sicuramente storico nel dialogo interreligioso. Ecco, immagino che lei fosse a Najaf in quel momento, comunque lei fa parte di questa scuola teologica sciita importante. Oggi siamo ad Assisi a commemorare questo momento, chiedo a lei, nel rispetto dei pochi minuti che abbiamo, di dirci cosa avete visto arrivare il 6 marzo, chi avete visto arrivare, qual è il vostro racconto di questo avvenimento storico. Noi l'abbiamo raccontato, visto lo stiamo commemorando da Roma, ma da Najaf sarebbe bello avere anche il vostro punto di vista. In nome di Dio misericordioso e misericordia, tutti voi presenti, vi do il mio saluto. Vi riporto anche il saluto di mio padre Saeed Attai, che è normalmente onorato di avere questa occasione. E vi reciterò questo mio discorso in occasione di questa giornata. Il titolo di questo mio intervento sarà: la visita del Papa è uno dei segni miracolosi del Corano. Lode a Dio che ha reso il Corano spiegazione per tutte le cose, in cui tutte le spiegazioni di tutte le cose vengono trovate, di quanto è più vantaggioso per gli uomini, e che porta alla tranquillità e alla pace interiore. Tra le caratteristiche del Corano è quello di invitare alla vicinanza tra parenti, alla misericordia. E questi sono tra i versetti del Corano che sono quelli più stabili. Dio disse: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. I più vicini a voi, o voi che credete, i più vicini sono quelli che dicono: noi siamo cristiani, perché tra di loro vi sono preti, vi sono uomini di religione che hanno queste caratteristiche. وفي هذه الآية بيان وعد وأخبار متجدد.
E questo è uno dei versetti che fa capire il bisogno di questa vicinanza con i cristiani. In tutti i tempi questa vicinanza che deve esserci tra tutti i cristiani e tutti i musulmani. E c'è anche un invito in questo versetto alla convivenza civile, a non farsi guerra tra di noi. E tra tutti gli uomini. E il Corano descrive i cristiani come misericordiosi di cuore. A non seguire le loro voglie. E disse Dio: e abbiamo fatto scendere su Gesù il libro e abbiamo posto nei cuori di coloro che lo seguono misericordia e affetto. E questo che conferma questa unità tra i tre libri celesti. Il primo libro celeste è la Torah, il Vangelo e il Corano. E in cui tutti questi sono descritti l'affetto e l'armonia. Per cui quel versetto che abbiamo recitato è questo forse uno dei segni della miracolosità di questo versetto, che è sceso più di 1400 anni fa. La visita del Santo Padre Francesco a Baghdad, Najaf, Mosul e Erbil. من مظاهر اللطف والود الذي تذكره الآية على في سورة المائدة. Ha in effetti invitato a questo affetto che è menzionato nella sura della mensa. وهي من أواخر الصور التي نزلت والتي وردت بصيغة المضارع ولتجدنه. È una delle sure che è scesa per ultima e una delle sure più fisse nel Corano. أي في المستقبل القريب والبعيد المختار نعم. E questa sura descrive un evento in futuro, un futuro vicino, un futuro lontano. Il 6 marzo, quindi del 2021, è iniziata la visita del Santo Padre Francesco in Iraq, che è stata accolta da tutto il mondo con gioia immensa ed è stata coperta da tutti i mezzi mediatici in maniera senza precedenti. È la prima visita del Papa del Vaticano in Iraq. Il Papa è atterrato all'aeroporto di Baghdad ed è la prima visita dopo la pandemia di corona e nonostante appunto ci fosse queste restrizioni dovute al corona. Questo ha testimonianza di come l'Iraq sia un paese protetto da questo punto di vista, di protezione. Ed è protetto anche da episodi di uccisioni o di autobombe o di esplosioni. Questi episodi che purtroppo si sono diffusi in passato nella Mesopotamia. لقد قدم أهل العراق مجتمعين متفرقين هدية إلى البابا.
tutti gli iracheni si sono riuniti lì a presentare le loro e hanno festeggiato la sua venuta uscendo da questo stato di guerra e con questo spirito di pazienza di armonia. E hanno ringraziato il Papa per questo incoraggiamento che ha dato loro a vivere in armonia tra di loro. E vogliono continuare con questo stato di armonia. E speriamo in un ritorno dei profughi, sia i musulmani che cristiani, nel loro paese, l'Iraq. In cui possa vigere la Costituzione, in cui si possa essere un'unione. E dopo un anno, siamo a metà, 800 anni fa, il San Francesco ha visitato l'Egitto, Jaffa, Gerusalemme e è stato accolto con rispetto dalla popolazione lì, invitando alla fratellanza, all'amore e all'armonia. E questo è quello che era stato forse predetto dopo così tanti anni dal Corano. E questi sono dei versetti di pace che non sono stati abrogati nel Corano. E questo quindi sono versetti che parlano forse anche della visita del Papa che ha visitato Najaf e ha fatto visita al grande Ayatollah al-Merj al-Sistani e il mio ufficio è lontano dall'abitazione del Sistani soltanto 50 metri in cui c'è da 22 anni questa vicina al Hawza e questa visita può essere anche paragonata alla visita del profeta Maometto, su di lui la pace, ai cristiani di Najran. Alla Medina, nel nono anno dell'Egira. 631, nell'anno 631 dopo Cristo. Che ha stabilito un fondamento dottrinale lo stesso fondamento dottrinale che il Papa ha adottato per rapportarsi ai musulmani e dobbiamo quindi dare ascolto a questo invito nobile per poter rafforzare le fondamenta della pace e dell'armonia. Ed è questa la funzione sia delle religioni che degli uomini di religione. La raccomandazione di Dio stesso di avvicinarsi. Grazie tante per avermi ascoltato. Grazie ai presenti. سفارة جمهورية العراق في لدى الكرسي الرسولي وروما. Grazie all'ambasciata irachena presso la Santa Sede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Questo caro invito e vi do il mio saluto di nuovo. Shukran Sheikh Taek. Allora vi ringrazio se gentilmente prendete posto, adesso vi inviterei per il secondo panel della tavola rotonda
padre Martin Banni. È possibile un piccolo intervento? Prego. أنا اعتقدت بأن هناك حوار لذلك لم أخذ الوقت لذلك كافي لما avevo inteso che ci fosse un dialogo quindi non avevo preso il mio tempo insomma che volevo spendere فإذا سمحت لي بس يعني quindi se potete permettermi soltanto due minuti o tre لأن أنا قدمت التوصية وأتمنى بأن تكون هذه التوصية في أساس لاجتماعنا فيما يتعلق من أسيزي إلى بور مثل ما وقفنا وقفة أخوة علينا أن أيضا نعمل من أجل بدء تفويج الحجاج من أسيسي إلى أور. In effetti ho presentato questa proposta di poter attivare questa pellegrinaggio e in effetti vorrei che ci fosse la possibilità di poter portare i pellegrini da Assisi ad Ur. E questa è la mia raccomandazione. لربما المتابع اليوم يعرف بأن اليوم هي ليست ذكرى اليوم الأول لزيارة قداسة البابا للعراق إنما ذكرى زيارة قداسة البابا إلى النجرب الأشرف في اليوم الثاني ومن ثم إلى أور واجتماعه الشهير مع قداسة السيد السيستاني وأيضا مع القيادات الروحية العراقية في أور وفي النجف الأشرف. In effetti oggi noi commemoriamo non il primo giorno della visita del Papa ma il secondo giorno in cui c'è stato l'incontro con il grande Ayatollah Sistani e poi la visita ad Ur. من المعروف بأن الزيارة الأولى كانت لبغداد العاصمة ولقاء والقداس الذي حصل في بغداد ومن ثم في اليوم التالي كان في النجف الأشرف في أور وفي اليوم الثالث زار الموصل وزار الكنائس وأكد على رسائل عديدة لعموم العراق ومن بعدها إلى أربيل عاصمة كردستان العراق. Come sappiamo appunto il primo giorno lui è atterrato a Baghdad, c'è stata la visita a Baghdad, il secondo giorno alla visita di Sistani, poi la visita ad Ur, poi la visita a Mosul, il terzo giorno la visita delle chiese, poi la visita ad Arbil, e quindi c'è stato questo andamento della visita. Amada qadasat il Papa an yazur al Iraq kull al Iraq. Il Santo Padre ha voluto visitare l'Iraq, tutto l'Iraq. Lam yazur faqat al Masih. Non ha soltanto visitato i cristiani dell'Iraq. رغم دعوته للمسيحيين بالبقاء في أماكنهم والدعوة أيضا من أجل استقرار والعودة عودة الجميع ليس فقط إلى العراق إلى المشرق وهي كانت رسالة مهمة إنما أيضا دعا إلى السلام بين جميع مكونات الإنسانية داخل تلك المنطقة والمناطق المجاورة. Lui ha invitato, c'è stato l'invito del Papa, nonostante l'invito del Papa ai cristiani a restare e a tornare non soltanto in Iraq, in effetti a tornare in tutto l'Oriente, il Levante, il Mashrek, ma più che altro appunto ha ribadito questi principi di pace su cui bisogna basarsi per questo invito. Asda al-ziyara ila al-yawm hiya ma zalat fiha isha'at al-farah wal-mahabba بين العراق والعراقيين وجوار العراق. L'eco di quella visita ancora si sente, un eco di gioia, un eco di pace che non soltanto per l'Iraq ma in tutti i paesi dell'area. من أصداق الزيارة بأنه دعم أيضا مجالس الحوار وسياسة الأخوة التي تبنتها مجاميع عديدة من العراق سواء كرجال الدين أو رجال المجتمع أو الدولة بكافة المؤسسات. Uno dei suoi inviti è appunto quello di stabilire dei concili di dialogo, di fratellanza con le popolazioni, quindi anche da parte nostra. أصداء الزيارة لقداسته أيضا أكدت كما ذكرت على ضرورة البدء من أجل الحج الأديان. Come già ho ribadito, c'è stato come la visita del Papa ha anche aperto e ha anche invitato a rinnovare il pellegrinaggio. بالتأكيد من الموصل ومن بغداد ومن كافة الأماكن من أربيل ومن النجف ومن أور أكد على ودعم الأخوة المسيحيين والمسلمين وكافة الأديان. Sia Mosul che Arbil che Aur nelle sue visite in Iraq lui ha sempre ribadito e sostenuto questa fratellanza, la fratellanza tra i due. لن أطول إنما سأؤكد على قضية أساسية أكد عليها قداسة الباب في زيارته
وفي القدس وفي كل الكلام الذي ظهر منه في جميع الأماكن التي زارها في العراق. Voglio soltanto ribadire un'altra questione importante che ha ribadito anche il Papa nella sua visita, una questione molto importante nelle sue tappe, nelle sue messe, nei suoi incontri in Iraq. ودعم النساء. Il sostegno alle donne. التأكيد على دور المرأة في المجتمع. Il ribadire il ruolo delle donne nella società. حي النساء العراق بشكل عام. Questo è il messaggio all'Iraq, non soltanto direttamente in generale. وحي التضحيات اللي قدمتها المرأة العراقية. Questi sacrifici che ha presentato la donna irachena. أشار إلى معاناة اليزيديين واليزيديات. Ha ricordato le sofferenze degli yazidi e delle yazide. وأكد بأنه قرأ بعض السير أو القصص المؤثرة وقال بأنه جئت إلى الموصل بالقرب من سنجار من أجل أن أحيي هذه الآلام وأؤكد على هذه التضحيات وأقول بأننا معكم. E sono state raccontate delle storie molto dolorose, anche la sua visita a Mosul in quelle zone era proprio per ascoltare quelle storie e dire io sono con voi. لذلك أنا أحيي أيضا كل النساء في العالم وفي بلد العراق من كافة المكونات ونحن على أبواب 8 آذار عيد المرأة العالم. Per questo io do il mio saluto anche a tutte le donne, noi siamo tutte le donne di tutte le loro background, di tutte le loro tutti i tipi. Siamo vicino all'8 marzo e quindi vorrei anche dedicare questa dimensione. أخواتنا العزيزات الراهبات الذين يقدمون يوميا حقيقة الكثير من الدعم للمجتمعات اللي يعيشوا فيها ومجتمعات العالم. Do il mio saluto anche alle sorelle, le monache, le sorelle che ogni giorno presentano il loro servizio nella loro società. أحيي نساءنا, نساء كل العراق, راهباتنا وأيضا أخواتنا العراقيات من كافة الأديان الذين عانوا معاناة كبيرة إنما حقيقة وقفوا مع هذا المجتمع الذي تألم ويعملون من أجل إعادة بنائه بتضحيات كبيرة. تحية لهم في 8 آذار وتحية للمرأة أيضا الإيطالية والسيسي أيضا كل التحية والمحبة ونحن في هذا اليوم السعيد الذي نستذكر فيه زيارة مهمة إنما أيضا علينا أن نعمل لما بعد الزيارة. الزيارة تحتاج من عندنا أن نؤكد على ضرورة ما خرجت منها من توصيات وأعتقد التوصيات المشتركة العراقية مع قداسة البابا والفاتيكان وكافة من ساعدوا وساهموا من لهذه الزيارة من كبار الشخصيات سواء كانت الروحية من داخل الفاتيكان من الكرسي الرسولي أو من إيطاليا اللي هي قلب روما قلب الفاتيكان والفاتيكان قلب روما كما أسميها أنا دائما أو من العراق كافة العراق بغداد النجف إربيل الموصل في كل مناطقنا بصراحة هذه إن شاء الله دائما ذكرى طيبة من أجل عمل أكبر وشكرا لدعوتنا. Quindi do il mio saluto alle donne, alle sorelle, alle nostre sorelle che hanno patito, hanno presentato queste sacrifici all'interno della società. Come già ho ribadito qui dobbiamo presentare delle raccomandazioni insieme a tutte le nostre autorità, le autorità che sono presenti qui sia in Italia sia al Vaticano. Voglio che appunto vengano adottate queste raccomandazioni tra l'Italia, tra Assisi e Roma, il Vaticano, l'Italia e il Vaticano, il cuore dell'Italia, l'Italia e il cuore del Vaticano, tra tutta l'Italia e il Vaticano e l'Iraq e tutto, tutte le città dell'Iraq. Voglio quindi sperare che ci sia queste raccomandazioni vengano adottate. Do quindi il saluto a tutte queste autorità che possiamo collaborare per adottare queste risoluzioni. Grazie ambasciatrice Shukran. Beh, la passione, l'emozione di questo viaggio un anno dopo è ancora viva, questo spirito di pazienza e di armonia di cui parlava Sheikh Taek e queste religioni al servizio della pace di cui ci ha parlato l'ambasciatrice. Io vi ringrazio, vi chiedo se potete gentilmente tornare in prima fila e chiamerei per la tavola rotonda padre Martin Banni
Entriamo allora nello specifico dei contenuti di questo viaggio. Abbiamo avuto un invito importante e vediamo che contenuti dare. Io chiedo a chi fa la traduzione in arabo, a sorella. Va bene. Allora, padre Martin Banni, poi tu parli poi in italiano, poi in arabo, va bene. Padre Martin Banni è un sacerdote caldeo, è stato ordinato nei campi profughi, mentre la sua gente era fuggita dalla piana di Ninive. Io l'ho incontrato a Baghdad, pochi giorni prima della visita del Papa, nella sua parrocchia, e lui ha lavorato molto anche sul dialogo interreligioso, dopo anche le manifestazioni di Piazza Tahrir. È la nuova generazione, i nuovi sacerdoti cresciuti dopo la fuga dalla piana di Ninive. Ecco, abbiamo avuto ricostruzioni ufficiali, abbiamo avuto il saluto del patriarca, però io vorrei chiedere da te, che sei un giovane sacerdote, adesso sei qui a specializzarti in Italia, che cosa ha rappresentato questo viaggio di Francesco per voi giovani sacerdoti, per voi giovani cristiani iracheni? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Masa al khair alaykum jami'an. Normalmente non sono timido, ma adesso, oggi sì, sono un po' timido perché è la prima volta che dico un discorso in italiano. Sono qua da 6 mesi, ma penso che tutto sarà bene. Aspetti della visita di Papa Francesco in Iraq. Vengo da voi come pellegrino pentito per chiedere a Dio perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e terrore. Parlerò di questo evento eccezionale poiché ne ho vissuto in Italia e sono stato molto vicino al Papa, perché ero membro del team dei media per la visita di Sua Santità e ho fatto il commento alla televisione ufficiale dello Stato iracheno, che trasmetteva i dettagli della sua visita in varie province. Affronterò 4 aspetti di questa visita. Prima, la dimensione spirituale. Questa visita è stata fonte di speranza per il popolo iracheno che soffre da anni, e in particolare per i cristiani perseguitati e sfollati nel loro paese. Il popolo era in attesa di una persona pura e un uomo di pace. Lo ha accompagnato nella preghiera. Quando era lontano da loro, lui pensava molto a loro. Per questo la gente è uscita ad accoglierlo. Gente di tutte le diverse religioni e confessioni, musulmani, cristiani, sabei e yazidi. La dimensione religiosa. È stata la prima volta nella storia che il capo della Chiesa Cattolica si è incontrato con l'autorità suprema degli sciiti nel mondo. Ed è anche la prima volta nella storia che si tiene una preghiera a Ur, la città di Abramo, che riunisce tutte le religioni e le confessioni dell'Iraq. Credo che questo avvenimento rappresenti non solo una dimensione spirituale, ma che porti in sé anche una dimensione profetica, perché è questo che cerca Sua Santità il Papa, che l'uomo accetti il suo fratello nonostante tutte le differenze. Le dimensioni sociali. Il popolo iracheno, che ha sofferto e soffre ancora per le divisioni, si è unito alle insegne dell'amore e della pace, e decine di musulmani e membri di altre confessioni hanno partecipato alle preghiere e alle messe. La dimensione storica. Questa è la prima visita nella storia di un pontefice in Iraq,
dopo che Papa Giovanni Paolo II aveva espresso il desiderio di visitarlo in occasione del secondo millennio, senza poter allora realizzare questo sogno. Questa visita ha attirato l'attenzione di tutto il mondo sull'Iraq e per la prima volta, dopo decenni, il suo nome è stato associato alla pace invece che alla guerra. Questa visita ha avuto un forte impatto non solo sugli iracheni, ma anche sul mondo arabo, sul Medio Oriente e sul mondo tutto. I luoghi che ha visitato. طبعا انا بصوره مختصره تكلمت على اربع جوانب عن زياره البابا او اربع ابعاد اللي هي البعد التاريخي والبعد الديني والبعد الاجتماعي والبعد الروحي لهذه الزياره اللي فعلا كانت مؤثره بنا واللي اكيد كثير من عندكم ذكروها لكن انا في هذا الجانب الثاني راح اتكلم عن الاماكن الخاصه جدا اللي قام قداسه البابا بزيارتها الوقت che ha visitato, il Papa ha visitato 5 province che rappresentano tutto l'Iraq. Baghdad, la capitale dell'Iraq, comprende diverse confessioni. Il Papa ha iniziato la sua visita. È stato ricevuto ufficialmente e tutto il popolo lo ha accolto calorosamente. Uno dei luoghi più importanti che Sua Santità ha visitato è la cattedrale di Sayyid al-Najat, dove nel 2010 c'è stato un massacro da parte dei terroristi durante la messa domenicale. Sono stati uccisi 2 sacerdoti e 50 fedeli e ci sono state decine di feriti. Najaf, la capitale della confessione sciita, dove il Santo Padre ha incontrato l'Ayatollah al-Sistani, la massima autorità religiosa degli sciiti. Ur, la città di Abina Ibrahim, nostro padre Abramo, considerato il padre dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam. È stato un momento molto importante del suo viaggio e del suo messaggio di pace e di dialogo. Infatti, qui ha pregato chi con i rappresentanti delle diverse religioni e confessioni ed ha ascoltato le testimonianze di cristiani, musulmani e sabini sulla convivenza pacifica tra le religioni. Mosul, la mia città. Il centro del governatorato di Nineve, città citata anche nella Bibbia, è uno dei luoghi più importanti che il Papa ha visitato, poiché nel 2014 l'ISIS ha scacciato i suoi abitanti che sono diventati dai profughi, me compreso. Ha visitato la città distrutta nella zona Hosh al-Bay'a, che significa piazza della chiesa, e lì ha pregato per le anime delle vittime del terrorismo. Ha pregato nello stesso luogo da cui i membri dell'ISIS minacciavano di occupare Roma. في هذا المكان في حوش البيعة الموصل هي مدينة يعني أنا والد في أطراف الموصل في حوش البيعة كانوا أعضاء التنظيم الإرهابي داعش يقفون ويقولون إحنا راح نهدد راح نحتل روما ونقتل بابا الفاتيكان في هذا المكان نفسه قام قداسة البابا بالصلاة مع جميع المسيحيين والمسلمين واليزيديين من أجل السلام تم إطلاق حمامة السلام في نفس المكان اللي كان يشهد ساحة حرب وساحة قتل وتهديد. أبريغاتو نيلو ستيسو لوغو داكوي إي ممبري دليزيس مانيتشافانو دي أوكوباري روما بوي سي إي ديريتو أكاروكوش أسود دي موزول. Questa città che era completamente distrutta dall'ISIS è la città più grande per i cristiani in Iraq e la sua gente parla ancora l'aramaico, la lingua di Cristo, come noi anche parliamo l'aramaico, la lingua di Gesù. Uno degli eventi che più hanno colpito il Papa è stata la testimonianza di una donna
i cui due figli sono stati uccisi da un colpo di un mortaio prima che l'ISIS occupasse la città. Erbil, capoluogo della regione del Kurdistan, dove Sua Santità ha concluso la visita con una grande messa festosa a cui hanno partecipato più di 10.000 fedeli. Durante la sua messa a Erbil, il Papa ha consacrato una statua della Vergine Maria. Questa statua era stata distrutta dall'ISIS nel mio villaggio Karimash. La visita del Papa è stata un sostegno e una forza per gli iracheni in generale e per i cristiani dell'Iraq in particolare, perché fanno parte dei 2 miliardi di cristiani nel mondo. Il Papa è venuto da loro per portare supporto e vicinanza. Questa visita ha fatto anche trasparire l'amore e la solidarietà vissuti da un popolo che ha sofferto per l'occupazione di gran parte delle loro regioni da parte dell'ISIS e per le molte guerre. Grazie. Grazie Padre Martin. Mi ha sempre, io è la terza, quarta volta che lo incontro, la sua determinazione, la sua passione con cui, più serio della tua età mi viene da dire, ma il coraggio di chi ha scelto di restare in Iraq a fare il sacerdote e non andare in diaspora. Papa Francesco ha usato una immagine molto bella incontrando le varie comunità, non solo le comunità cristiane, ma tutto l'Iraq. L'Iraq è come un tappeto dai tanti fili colorati. Certo, i cristiani sono in Iraq da quasi 2000 anni, no? Da 200, pare che siano le prime comunità. L'Iraq è un paese a maggioranza islamica, ma Maimuna Kader è rappresentante, viene da Perugia, qua vicino, delle unioni dell'UCOI, l'Unione Comunità Islamiche in Italia. Il 6 marzo abbiamo sentito la testimonianza poco fa dell'imam, è stato questo incontro in cui abbiamo scoperto un volto di un Islam plurale, mi verrebbe da dire quasi pluralista. L'Ayatollah al-Sistani non è una figura qualsiasi. Ecco, è accaduto qualcosa quel giorno, io penso anche nei rapporti non solo al vertice ma probabilmente tra comunità. Papa Francesco ha detto siamo tutti fratelli, al-Sistani ha detto voi siete parte di noi, noi siamo una parte. Ecco, Maimuna, tu mi hai detto che tra l'altro poi sei una mediatrice culturale, fai del dialogo interreligioso, dell'incontro tra comunità, penso gran parte della tua impegno professionale. Che cosa ha rappresentato questo 6 marzo visto da una donna islamica che vive in Italia, che è cresciuta in Italia? Che cosa è stato questo viaggio di Papa Francesco nel lontano Medio Oriente visto da una donna islamica che vive a Perugia? Buonasera a tutti. Quello che è successo, la visita del Santo Padre in Iraq, è stato una dimostrazione concreta di quello che deve essere e devono essere diciamo l'attuazione della propria fede. Io ho sempre sostenuto il fatto che non sono le religioni a dividere, ma sono spesso le persone, gli esseri umani. Abbiamo creato muri usando le fedi, abbiamo creato muri usando le nostre origini di conflitti geopolitici e non religiosi. La religione, la fede nasce da un unico messaggio, quello di credere in Dio. Per cui l'essere umano ha cercato di allontanarsi da questo concetto, allontanandosi dal principio
che è quello dell'amore e della fratellanza, ha creato degli abissi che spesso si sono ritrovati ad essere insormontabili. Ecco, il lavoro che si fa, per cui il viaggio del Papa non è stato importante soltanto per l'Iraq o per le popolazioni lì, è stato fondamentale per tutto il mondo, anche il mondo islamico in Occidente, in particolar modo di cui oggi rappresento il mondo islamico italiano. Perché il lavoro che si sta facendo ormai da tanti anni è quello di ristabilire il dialogo, quello vero, quello che Dio ci ha chiesto di fare. Dio ha parlato con ogni singolo essere vivente, perché noi non dovremmo farlo? L'esempio del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, è stato quello di rivolgersi, dialogare con tutti, con il nemico, con l'amico, con il cristiano, con l'ebreo, con chiunque, anche le diversità religiose all'interno dell'Islam. Successivamente poi, dopo con le diversificazioni nelle religioni, la religione ci ha insegnato che bisogna dialogare anche all'interno, perché molto spesso i conflitti nascono anche da qualcosa, un conflitto interno alla propria religione, ai vari credi. Non si guarda come questo, come un qualcosa di positivo. La diversità anche all'interno della fede non viene vista come qualcosa di positivo, ma viene vista come qualcosa di minaccia, ecco. Per cui se noi riuscissimo a tornare a fare pace con noi stessi, appianare un po' i giudizi, i pregiudizi, tutto ciò che abbiamo creato con i secoli all'interno della propria religione o con le altre religioni, potremmo iniziare seriamente a costruire noi stessi la pace. Questo ce lo hanno dimostrato le persone grandi, insomma, Papa Francesco, i vari mamma, i sapienti, ce l'hanno dimostrato e ci hanno mandato un messaggio molto importante. È ora di iniziare. È ora di iniziare anche dalla base, non soltanto come gesti o come occasioni lì. Dobbiamo proseguire, ma chi deve proseguire? Siamo noi, diciamo, comuni mortali, che lavoriamo di dentro, dal profondo. Bisogna rieducare i nostri figli, bisogna rieducare i nostri giovani a non guardare più la diversità come qualcosa di brutto, ma qualcosa di bello, conoscere. Il primo versetto che è sceso sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizione su di lui, è stato: leggi, informati, studia, conosci. E non soffermarsi su quello che è il nostro mondo. Questo ha creato i muri che ci sono oggi. Ovviamente il viaggio di Papa Francesco è stato un proseguo anche di un evento molto importante, che è quello, la firma del documento di fratellanza che hanno firmato nel 2019 con Papa Francesco e l'imam dell'Azhar, in cui si consolidava una fratellanza. Questo è importante. Qualche giorno fa, non sapendo ancora di dover venire qua, avevamo ripreso nella nostra comunità islamica di Perugia, con i giovani che frequentano, questo evento come segno di apertura. Si parlava di confronto, si parlava di dialogo verso le altre religioni, ci si ponevano delle domande: perché, come, dove è scritto nel Corano che dobbiamo dialogare, come possiamo trovare conferma nella nostra religione in tutto questo. E abbiamo parlato di questo evento che è stato molto importante, che non deve passare in secondo piano, dobbiamo riportarlo, dobbiamo ricordarlo in continuazione, dobbiamo insegnarlo ogni giorno ai nostri figli, ai nostri giovani, perché oggi la speranza è quella di crescere una generazione pulita, crescere una generazione senza pregiudizio, crescere una generazione che
guarda l'altro come un vero fratello, che non guarda l'altro come l'altro, quindi qualcosa di diverso, di distaccato. C'è una frase che mi ha colpito molto, di Papa Francesco, in cui dice che questo è un viaggio alle origini, alla sorgente, no? Dell'opera di Dio, la terra di Abramo. Dobbiamo riscoprirlo questo, dobbiamo riportarlo, perché magari tra di noi riusciamo a capirlo, perché sappiamo, conosciamo. Noi dobbiamo farlo conoscere veramente a chi ancora non si ostina a non voler andare oltre la propria conoscenza. Dobbiamo far conoscere quello che è l'essenziale, ritornare all'essenza, ritornare all'origine, ritornare a quello che è stato il padre delle religioni, e di sottolineare l'importanza e ritrovare i nostri punti in comune, piuttosto che continuare ad andare alla ricerca dei punti che ci differenziano, dei punti che ci distanziano. E questa frase mi ha colpito molto, perché diamo sempre per scontato, la storia di Abramo rimane lì sui libri, e la studiamo a scuola, ce la insegnano in moschea, in chiesa, eccetera, ma non andiamo ad approfondire quello che è stato veramente il messaggio dei nostri profeti. Per cui è necessario riportare tutti all'origine, sotto un unico tetto, sotto un'unica casa, ricominciare. E questa è l'unica speranza che possiamo avere, quello di ripartire da quello che ci accomuna, da quello che desideriamo fortemente, ed è la pace tra popoli, tra religioni, ritrovare la serenità nella convivenza, non avere più paura dell'altro. Per cui ecco quello che volevo dire. Io chiedo scusa perché sono stra emozionata, non emozionata, e per cui le parole svaniscono dopo un po', però il concetto che volevo portare è quello che l'importanza dei gesti e concretizzarli, e dobbiamo essere noi responsabili, dobbiamo essere, diciamo, i promotori di questo proseguo, di questo messaggio. Dobbiamo portarlo, ci hanno dimostrato che si può fare e noi dobbiamo continuare a farlo. Non mi dilungo più di tanto, cerchiamo di trovare un punto in comune e ritornare a capirci, perché spesso anche questi conflitti ci hanno dato un'immagine un po' distorta uno dell'altro, per cui dobbiamo tornare a trovare la comunicazione giusta, tornare a trovare le parole che ci avvicinano, e iniziare a dimenticare quello che invece ci divide. Per me oggi è un gran piacere essere qua, anche perché di origini io sono palestinese, ma diciamo, la mia grande parentela fa parte un po' di tutto il Medio Oriente, e per me l'Iraq è nel cuore, perché ho gran parte dei parenti che è vissuta lì per tanto tempo, per cui la mia infanzia è girata anche intorno a questi luoghi, che con gran piacere un giorno, se Dio vorrà, potrò rivisitare un'altra volta. Grazie. Grazie Maimuna. Allora abbiamo la prima iscritta del viaggio in Iraq, che mi par di capire, facciamole pure un applauso. Abbiamo l'emozione, e un viaggio che mi par di capire può essere un pellegrinaggio, un viaggio geografico, è anche un viaggio interiore, un viaggio spirituale, un viaggio culturale, un incontro di testi sacri
Torniamo un momento in Iraq. Io chiedo a Ghazi Barakat se può venire alla tribuna a fare un intervento. Lui è uno yazida e rappresenta chi in Iraq fa parte della minoranza che ha sofferto di più. Beh, noi cristiani siamo stati perseguitati in Iraq, ormai si dice, è diventato quasi uno slogan. C'è una minoranza che ha subito un vero e proprio genocidio nel Xinjiang. Io mi ricordo che prima della preghiera di Ur mi ha colpito l'intervento di una donna, la leader dei Sabei Mandei, che è un'altra minoranza molto piccola. Anche loro, come tutte le minoranze più piccole indifese, hanno sofferto probabilmente più di altri. E ha detto questa donna, parlando prima di Papa Bergoglio, la sua visita significa che la Mesopotamia, la sua visita qui ad Ur, è ancora rispettata nel mondo e va valorizzata. Questa visita serve a valorizzare la nostra cultura, le nostre origini. E questa donna, che aveva pensato di fuggire, ha detto: io dichiaro che resterò nella terra dei miei antenati, che sarò sepolta vicino a mio padre, e la mia decisione nel rispetto delle parole della Fratelli Tutti. Ecco, io vorrei chiedere al signor Ghazi Barakat, per voi yazidi, per voi vittime del genocidio, non posso pensare a quelle migliaia di persone, di donne soprattutto, morte, anzi uomini uccisi e donne rapite, ci sono ancora centinaia e centinaia di dispersi. Che cosa ha rappresentato 5, 6, 7 anni dopo questa visita di Papa Francesco per voi? Shukran Elion Khalani Abuna Hadar Ma'alikum Al Safira Shkarek Tadni Forza Tkellem Ma Ahli Unazi Fil Arab. Ringrazia di essere presente, ringrazia l'ambasciatrice di poter essere qua oggi. اليوم سلام من اللالش من بابا الشيخ لكم جميعا. نحن بصراحة في العراق sento i saluti e la pace del Baba Sheikh di Lalesh, che è la Madina, la città sacra degli Yazidi. اليوم مرت 8 سنوات لخواتنا واهلنا وناسنا في العراق. Sono 8 anni che le nostre sorelle hanno subito quello che hanno subito in Iraq. طبعا ماكو ضحكة بوجهنا الا ما زارت البابا الى العراق. Abbiamo avuto modo di sorridere in questi anni se non quando il Papa ha visitato l'Iraq. Farhanin bil-liqa Papa ma Baba Sheikh kanat shi azim bilnisba ilna sajjalna tarikh wa kull al-Iraq bsaraha. L'incontro per il Papa e il Baba Sheikh, che è la più alta autorità degli Yazidi, è stato qualcosa di storico per quanto riguarda noi. Ma zala nahna al-Yazidin yudna maftuha wa yudna maftuha al-musa'adat. Le nostre case, noi yazidi, le nostre case sono sempre aperte, non ci sono ancora 3.000 donne, ragazze che sono nelle mani di Daesh, ancora adesso. Un'etmana khair al jamee u li kull al alam, hada du'ana daiman, yani bil kutubna u ahalina yiquluna man tad'i tad'i al jawarin u lin nas awwal marra. Ci auguriamo tutto il bene e la pace per tutti i popoli, per tutte le persone. Noi quando preghiamo, preghiamo prima per gli altri e poi preghiamo per noi, in effetti, per la pace degli altri prima che per noi. من دخل داعش للسنجار في العراق 2014 شهر 8 3/8 حاولت ازور الاهلي وساعدهم
في السفارة العراقية بصراحة أعطتني فرصة أن أروح أقاتل مع أهلي وناسي وأساعدهم. Il 3 agosto del 2014 Daesh è entrato nel mio territorio, io ho voluto tornare a combattere per il mio territorio e l'ambasciata in effetti mi ha aiutato anche per tornare. 8 2014 رحت إلى جبل سنجار تحاربت تقريبا 8 شهور أساعد ناسي وأهلي. L'8 agosto sono tornato a Sinjar per combattere e sono restato lì con la mia famiglia, con la mia gente per 8 mesi. Grazie. أنا أحيي حقيقة أستاذ غازي. أستاذ غازي هو عراقي وعراقي يزيدي، مقاتل شجاع قاتل إلى جانب أهلنا في مناطق سنجار، وفي الحقيقة بأن هناك كما تعلمون فتوى سماحة السيد السيستاني الذي دعا الجميع إلى التطوع في وقتها من أجل الدفاع عن أهلنا سواء في سنجار أو بقية المناطق التي تعرضت لداعش. لذلك أنا أعتز فيه مثل ما أعتز بكل أخواني وأخواتي الذين قدموا حقيقة أرواحهم من أجل الدفاع عن أخوانهم وأخواتهم بغض النظر من مسيحيين، أزيديين، من كل المكونات العراقية الموجودة. فهو شخصية مناضلة حقيقية نحترمها كثيرا، وأنا حقيقة معتزة بأنه هو أحد زملائنا في هذه السفارة ونتشرف به. Io do il mio saluto al signor Ghazi perché lui è un combattente che è andato lì per combattere per la sua famiglia, per il suo popolo, è un iracheno yazida. Vorrei ricordare che c'è stata anche una fatwa dell'autorità Sistani per appunto combattere Daesh, tutto il popolo iracheno e difendere tutte le componenti del popolo iracheno, non soltanto i musulmani ma anche gli yazidi. E quindi io non posso che avere tutta la mia ammirazione e il mio rispetto per persone che hanno presentato questi sacrifici, che hanno combattuto veramente, hanno presentato qualcosa, hanno sacrificato la loro vita anche per difendere il popolo iracheno. Grazie Ghazi, grazie ambasciatrice. La storia dell'Iraq. La storia dell'Iraq è davvero affascinante, si parla di Abramo, si parla dell'origine della civiltà e a volte ci incontra anche con un dolore, con delle tragedie che sono, mi chiedo a volte come questo popolo abbia potuto resistere, sopportare tanta distruzione, tanto dolore, ma siete anche capaci di darci tanta gioia e tanta speranza e questo viaggio è stato importante anche per questo. Don Giuliano Sabina, responsabile dell'ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana, atterriamo in Italia dopo questo viaggio, questi incredibili giorni di Papa Francesco giusto un anno fa in Iraq. Io ero lì in quei giorni, come sapete, l'impressione di avere vissuto un qualcosa la cui eredità non è solo per l'Iraq, non è solo per la Chiesa irachena, ma è un patrimonio che va declinato, che va poi un po' digerito, sminuzzato, adattato alla nostra idea di dialogo interreligioso, alla nostra idea di convivenza tra comunità, al nostro essere un paese mediterraneo. Ecco, ci sono davvero tantissimi spunti. A me viene da dire appunto questa eredità come può entrare poi nella nostra società e nelle nostre comunità. Quindi, oltre che andare in Iraq, magari abbiamo il secondo iscritto al pellegrinaggio, ma sarebbe bello, quali sono i prossimi passi per impostare correttamente un dialogo interreligioso
Io parlo da cattolico praticante che va in parrocchia, ecco, in questo cammino della fratellanza umana. Prego, Don Giuliano. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, ringrazio questo invito, ringrazio Tonio Dall'Oglio che mi ha invitato ad essere presente, vedo che è collegato anche il Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, che saluto con tanto affetto. E vorrei darvi questa immagine. Quando ero giovane e sfogliavo alcuni libri, e questi libri c'erano delle fotografie, per esempio la fotografia di Papa Giovanni che era seduto in mezzo a un grande consesso di vescovi ed era il Concilio Vaticano II, oppure Giovanni Paolo II quando nell'86 si trova qui ad Assisi in mezzo a tutti i rappresentanti delle religioni presenti nel mondo. Io quando vedevo quelle cose lì mi veniva la pelle d'oca, e tutte le volte che vedevo questi eventi dicevo: queste cose sono cose veramente belle, che avevano il profumo dell'inedito, cioè cose che non erano mai accadute. E poi diventi grande e la vita mi dà la gioia di vivere questa esperienza vocazionale, e quindi trovarmi anche in questo momento nell'esperienza della mia vita ad essere al servizio della Chiesa nella segreteria della Conferenza Episcopale Italiana, quindi essere al servizio dei vescovi italiani, e in un certo senso ti senti coinvolto e capisci che quelle cose che hai visto adesso fanno parte di te, nel senso che sei tu chiamato ad essere protagonista di queste cose, no? Qui la pelle d'oca aumenta ancora di più, no? E quindi questa cosa è così. È così, no? Speriamo di non combinare disastri. E per non combinare disastri vuole dire entrare dentro una dinamica che è la dinamica dello spirito. Perché capisci che ci sono delle cose che non dipendono da te, ma quelle cose che stanno accadendo ti coinvolgono e ti prendono per quello che sei, con le tue fragilità, con le tue povertà, con i tuoi peccati, ma anche con le tue ricchezze, con le tue qualità, con le tue doti. E allora quando accadono delle cose inedite, vuole dire che c'è veramente una ventata di azione dello spirito che ti rende partecipe di un progetto, e questo progetto è un progetto, come si può dire, io lo dico nella mia lingua, è un progetto di rivelazione, ed è interessante il progetto di rivelazione perché nel latino revelatio ti dice un qualcosa di misterioso, cioè un qualcosa che accade, che si svela, e nel momento in cui si svela si rivela, perché è un mistero che non dipende da te, non lo puoi prendere perché è più grande di te. Ma se tu ti lasci coinvolgere da questo mistero, ne fai parte. Allora, vuole dire che quando accadono delle cose inedite, l'atteggiamento che ti è chiesto, l'ha ricordato bene il Papa a Ur dei Caldei, è quello di Abramo. Cioè quello di guarda le stelle e cammina sulla terra, perché la terra possa diventare cielo, perché è di questo che si tratta. E quando si parla di inedito, sinceramente mi tocca profondamente il cuore, perché si entra dentro in una dinamica profondamente cristiana, perché se esiste il cristianesimo esiste perché è accaduto un inedito, e l'inedito è la risurrezione di Gesù Cristo.
questo è l'inedito, cioè com'è possibile che sia risorto? Questo è l'inedito, cioè è la vittoria della vita sulla morte, questo è l'inedito. E nelle cose che ho sentito, io ho percepito questa cosa, cioè c'è una vittoria della vita sulla morte, l'ultima testimonianza incide. Non è che i problemi sono finiti, anzi, siamo in una situazione abbastanza drammatica, quella che stiamo vivendo in questo momento, ma nella sua drammaticità, nel dramma che si sta vivendo, anche qui sta accadendo un inedito, cioè la vittoria della vita sulla morte. E quindi il dialogo è dialogo nella misura in cui c'è la vittoria della vita sulla morte, perché di questo si tratta, non di altro. E questo per me è l'inedito. E l'inedito non accade una volta per sempre, l'inedito si dà, è l'azione dello Spirito, e tutte le volte che tu vedi che l'azione dello Spirito si dà, e tu ti accorgi che questo darsi dello Spirito non appartiene a me, non appartiene a te, non appartiene a te, non appartiene a te, non appartiene semplicemente a quelle donne e quegli uomini di quella realtà religiosa o di quell'altra realtà religiosa. L'inedito dello Spirito, cioè la vittoria della vita sulla morte, appartiene a tutti. Allora, quando entriamo dentro questo processo, accade il dialogo, cioè accade la percezione di una presenza che è veramente travolgente e ti permette di cogliere come le diversità non sono fatte per la divisione, ma le diversità sono la poliedrica realtà della verità che si dà. E allora questo mi dà la possibilità di poter dire che l'esperienza che la Chiesa Cattolica sta vivendo in questo momento e che stiamo vivendo anche in Italia, cioè un'esperienza sinodale in un tempo di ascolto, questo ci richiama ad un qualcosa che è veramente interessante. Sarebbe bello confrontarci su qual è la differenza o qual è la relazione che c'è nel valore dell'obbedienza. Perché il vero dialogo si dà nell'autentico ascolto, ma l'autentico ascolto ti chiede l'obbedienza, ob audire, cioè l'autentico ascolto ti chiede di sottostare nell'ascolto dell'altro perché anche l'altro possa sottostare nell'ascolto di te. Allora c'è un io e un tu, c'è un tu e un io, c'è un noi. Nell'esperienza cristiana la dinamica trinitaria è significativa, perché dice la poliedricità dell'amore. Detto questo, planiamo in Italia, ma stiamo già planati in Italia, perché se io vengo in Iraq non riesco a parlare l'iracheno come tu oggi hai parlato l'italiano. Cioè, su questo ne posso stare certo. E quando vedo lei, vedo il suo papà, vedo la sua sorella, perché io conosco lei e conoscevo il suo papà attraverso sua sorella che vive a Milano, e suo padre è stata una persona straordinaria, cioè un imam di Perugia che era un uomo capace di stare, come si può dire, nella polis, si è fatto stimare, e questa stima ha generato una straordinarietà di relazione. Cioè, qui stiamo parlando di cose grosse, e una donna come questa non si inventa così, cioè appartiene ad una storia, ad una testimonianza che in questo momento ha una continuità. Se bisogna dirle, bene, e le vogliamo dire bene. E planando in Italia vengo a quello che mi è chiesto in questo momento nella Chiesa, e quello che mi è chiesto nella Chiesa è quello di poter aiutare i vescovi, che nella concezione cattolica dire vescovo non vuole dire fermarsi semplicemente ad una persona,
vuole dire pensare al ministero del Vescovo, alla vocazione del Vescovo, a ciò che il Vescovo è chiamato ad essere per la Chiesa, cioè il pastore di un gregge. Allora, quando io sono a servizio dei Vescovi, vuole dire che sono a servizio per i Vescovi italiani nella Segreteria Generale della CEI, perché io sono direttore di un ufficio della Segreteria Generale della CEI, e questo vuole dire che i Vescovi italiani attraverso la Segreteria Generale della CEI hanno voluto un ufficio che fosse dedicato all'ecumenismo e al dialogo, perché nelle diocesi italiane l'ecumenismo e il dialogo non fosse una chimera, non fosse una nicchia, ma l'ecumenismo e il dialogo sia un metodo di Chiesa, sia un'azione di Chiesa, sia il modo in cui la Chiesa si dà nella storia. È un modo di essere, è un modo di vivere, è uno stile. Allora, che cosa succede? Succede, e non l'ho citato a caso, che dal Concilio Vaticano II in avanti è accaduto una storia, un cambiamento, veramente un'azione dello Spirito, un'azione dello Spirito straordinario, e questa cosa ha aperto tante cose. Però è successa questa cosetta qui, che dal Concilio Vaticano II ad oggi, per quello che riguarda la dinamica ecumenica interreligiosa, ci siamo, tra virgolette, specializzati più a dialogare con l'ecumenico o l'interreligioso, che è una cosa molto importante, però se ti specializzi a dialogare solo con, sembra che quella cosa lì sia fatta per gli addetti ai lavori, sembra che sia una cosa di nicchia, ma non era questo lo scopo del Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II dice che l'ecumenismo e il dialogo è sì quella realtà dentro la quale io per vocazione dialogica, a partire dall'Ecclesia sua di Paolo VI, sono chiamato ad essere in dialogo con l'altro. Ma non posso preoccuparmi semplicemente ed unicamente del dialogo con, perché il Vaticano II ha chiesto alla Chiesa l'aggiornamento della Chiesa stessa. E questo vuol dire che se devo dialogare con, devo anche aiutare la mia gente, il popolo cristiano, ad essere dialogico, e quindi che non riguardi semplicemente qualcosa di qualcuno e per qualcuno, ma che sia uno stile di Chiesa, perché la Chiesa è chiamata ad essere così. Allora ci stiamo attrezzando, perché nei territori italiani ci sono 16 regioni ecclesiastiche, perché Piemonte e Val d'Aosta è una regione ecclesiastica, il Triveneto è una regione ecclesiastica, l'Abruzzo e Molise è una regione ecclesiastica, quindi dalle 21 regioni in realtà ecclesiasticamente parlando siamo 16, e nelle regioni italiane, in ogni regione ecclesiastica italiana c'è una conferenza episcopale regionale. La conferenza episcopale regionale nomina un vescovo delegato per l'ecumenismo e il dialogo, che è coadiuvato da un incaricato regionale, anch'egli o anch'essa nominata dalla conferenza episcopale regionale, ma l'incaricato regionale è chiamato a coordinare dei referenti di area per l'ecumenismo, referenti di area per l'ebraismo, referenti di area per l'islam, referenti di area per le religioni d'armiche, buddismo, induismo, sikhismo. Allora vuole dire che quando io, come ufficio nazionale, convoco i referenti di area, vuole dire che ho lì delle persone che sono chiamate all'interno delle regioni ecclesiastiche a costruire un tessuto connettivo di relazioni, perché all'interno delle regioni venga promossa la formazione ecumenica interreligiosa e la relazione con le comunità ecumeniche interreligiose presenti nel territorio. Queste non sono parole, questi sono fatti. E questo vuol dire che le comunità cristiane in questo momento si stanno attrezzando per quello che riguarda, diciamola così, la dimensione di relazione con l'Islam. Quanti secondi ho ancora? La relazione con l'Islam, sono accadute delle cose interessanti nel territorio italiano ultimamente, a tal punto che di incontri ne sono stati fatti, di eventi ne sono stati fatti, ma con il documento di Abu Dhabi
è accaduto qualcosa di straordinario. Questo ve lo voglio dire perché è veramente bello, perché l'incontro in Iraq segna un'avventura del documento di Abu Dhabi, a tal punto non solo sunnita ma anche sciita. Quindi questo passaggio è un passaggio interessante. E in Italia, con il documento di Abu Dhabi, la Conferenza Episcopale Italiana e i leader di tutte le comunità islamiche italiane si trovano almeno una volta all'anno insieme. Ci siamo trovati nel 2019 nella grande moschea di Roma per commentare il documento di Abu Dhabi. I musulmani si sono stupiti, l'inedito, si sono stupiti perché hanno detto che mai e poi mai nella moschea di Roma tutti i musulmani delle diverse realtà si sono trovati. Non è ascoltato questa cosa. E da qui sono avvenuti dei momenti straordinari. Lo scorso anno ci siamo trovati all'Oppiano perché stiamo declinando il documento di Abu Dhabi. Insieme con i leader musulmani ci siamo dati un piano quinquennale di declinazione dei temi del documento di Abu Dhabi. L'anno scorso il tema era quello dell'ecologia integrale. Quest'anno ci troveremo a Lampedusa insieme per riflettere sulla cittadinanza. E poi nei prossimi anni, via via, fino al 2025, dove ci sarà l'anniversario di Nostra Aetate. Nostra Aetate non è solo Nostra Aetate 4, è Nostra Aetate, così come il Concilio Vaticano II ce l'ha consegnata. Ma qui mi fermo. Grazie Don Giuliano. Allora, mi sembra che sull'aereo per Ura abbiamo, oltre che il direttore dell'ufficio, c'è anche tutti gli uffici regionali che si iscriveranno sicuramente. Io vi ringrazio e chiedo davvero grazie, se vuoi tornare al posto, se troviamo anche i cartellini, li mettiamo. Io chiedo ai responsabili della FOCSIV nel frattempo che arrivano i nuovi, e a Monsignor Luigi Bressan. Luca, nel frattempo che c'è questo cambio, io intanto voglio porgere un saluto particolarissimo a Don Jean-Claude, che è il vicario generale della diocesi di Assisi. Voglio che si alzi in piedi e si faccia vedere nel suo splendore, Jean-Claude. Eccolo, gli facciamo un applauso, perché almeno che io abbia notizia, è l'unico vicario generale in Italia con un colore della pelle diverso da quello bianco, e noi, come dire, non ci facciamo ormai caso, ed è bello così. E poi, grazie davvero. E poi l'altra cosa è che Don Giuliano mi ha giocato un tiro, come si dice, uno scherzo da prete, perché volevo ringraziare Maimuna in maniera particolare, e ricordando davvero Abdelkader, suo papà, con cui per tanti anni siamo stati in relazione, e penso di non svelare un segreto se vi dico che eravamo arrivati ad un punto di intesa per il quale ogni volta che c'era un attentato rivendicato dal fondamentalismo islamico, così si diceva, e noi ci sentivamo perché dicevo: Abdel, tu devi fare un documento per sconfessare queste persone. E lui mi diceva, un comunicato, e lui mi diceva: l'ho già fatto. E l'ultima volta, quando è stato a Nizza o Marsiglia, e io gli ho detto: sarebbe bello che questa volta il comunicato lo faceste insieme, tu e il vescovo di Assisi. E lui mi ha detto: non ho più parole, le ho consumate tutte. Tonio, scrivi, non farmi rileggere, qualunque cosa tu scriva, io la sottoscrivo. Ed è stato così. Ecco, io penso che il dialogo interreligioso cammini in questa maniera. E Maimuna, tu non soltanto oggi, come dire, ci hai ricordato tuo papà, ma lo hai incarnato nell'esperienza che concretamente stai facendo e nell'apporto, nel contributo che ci hai dato. Davvero grazie di cuore. Grazie Don Tonio.
Io ringrazio anche Monsignor Domenico Sorrentino, oltre a salutare il vicario generale, io non la conosco, mi hanno parlato di lei. Monsignor Domenico Sorrentino ci sta seguendo, sarà lui a concludere questo pomeriggio. Però perché abbiamo gli amici della Foxib al tavolo? E c'è anche l'impegno di una traduzione che chiediamo, perché vorremmo davvero che quello che dicono sia capito da tutti, un sunto magari, una traduzione sintetica. Ecco, che cos'è la FOCSIV? Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. E una federazione che compie 50 anni, tra l'altro, e che ha un rapporto con l'Iraq abbastanza consolidato oramai. Lo chiedo a Monsignor Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, nunzio apostolico in varie regioni, non in Medio Oriente, ma in regioni sicuramente dove non è facile essere il rappresentante del Papa, che adesso segue da parecchi anni anche questo lavoro della cooperazione internazionale, dei volontari. Monsignor Luigi Bressan. Bene, saluto a voi tutti, ambasciatori, persone tutte presenti. Saluto, saluto Monsignor Sorrentino, sarò al 25esimo a questo punto candidato per ormai sono già tanto. E allora, tre assiomi circa la visita del Papa. Primo, certo ha dato coraggio a un paese prostrato, tutto l'Iraq, alle minoranze varie, cristiane comprese, ha dato un incoraggiamento, come diceva Kader e come diceva Don Savina, per una comunità dialogante e quindi mettendo da parte da coloro che sono fondamentalisti. Terza cosa, c'è stato un sacrificio che ha fatto fruttare questa, la grazia del Signore, ed è stato il sacrificio delle ONG cristiane, una quindicina presenti, con anche una o due musulmane, che avrebbero desiderato molto incontrare il Santo Padre in quella visita. Però hanno dato la priorità ai locali, hanno detto è giusto, facciamo questo sacrificio. C'era presente anche la nostra presidente della Foxy, sono rimasti fra il pubblico e non hanno preteso una loro udienza. Dunque, organismo di associazioni che si interessano per lo sviluppo, una novantina sono attualmente, nel mondo intero, in 80 nazioni, in cooperazione ben inteso col governo, hanno volontari propri, chiamati normalmente cooperanti, volontari che messo a disposizione del governo italiano. La tradizione della Chiesa, già San Paolo aveva un collaboratore laico, Tito. Piccolo episodio, 1684 arriva in Siam, Thailandia, a capitale un vescovo di Abruzzi, francescano, accompagnato da un laico genovese, veneziano. Fanno visita al re e il re dice c'è un problema, non riesco a evacuare le acque sporche. Siamo in una zona paludosa, ho provato, gli ingegneri francesi non ci sono riusciti, gli ingegneri cinesi non ci riescono, il veneziano, dice semplice, lo facciamo anche a Venezia. Il re felicissimo ha garantito una pensione a vita al vescovo. Questo è il ruolo dei laici anche. Bene, sono sempre seguito tutte le missioni accanto ai missionari, perché il mandato di Cristo non è solo annunciare Gesù, ma lui ha detto anche prendete cura dei malati, dei feriti, degli abbandonati. E poi c'è stato il Vaticano II e anche un'enciclica molto importante, la lettera del Papa al mondo intero, Populorum Progressio, che ha ricordato che i laici hanno una loro possibilità e un loro slancio, non solo dunque a seguito di missionari, ma come organizzazioni proprie. E sono nate queste varie organizzazioni. E allora in Italia c'è una grande sensibilità, fortunatamente. Sono circa 4.000 le associazioni che si occupano, piccole, grandi, di collaborazione internazionale.
Monsignor Luigi Bressano, era sacerdote Matia in Trento, a casa della Sulia in Sabina, fa canio cor min ben il Joan Ziarat l'Aqdas l'Iraq in Tatayat, التي قدمتها الجمعيات الخيرية والجمعيات غير الأهلية غير الحكومية الموجودة في العراق 14 جمعية غير حكومية عملت في العراق وكانت في ودها أن تلتقي بالبابا أثناء زيارة البابا ولكن البابا فضل أن يلتقي بالشعب العراقي وهذا كان محقق يعني كان من منصف فثم ذكر النشاط الخيري للكنيسة الكاثوليكية ليس ككنيسة ولكن بعد تأسيس جمعيات اللي هي لها إلها أو تستلهم المبادئ المسيحية فطبعا الروح مساعدة الغير هذه من التعاليم المسيحية المشهورة وخاصة بعد المجمع الفاتيكاني الثاني شجع الكنيسة على تأسيس الجمعيات الخيرية من الرعاية للمسيحيين وليس من المؤسسات الكنسية فهناك 4000 حاليا جمعية غير حكومية في إيطاليا تنشط في مختلف المجالات. Nel 1972 gruppo di queste associazioni che appunto desiderano collaborare e promuovere lo sviluppo nel mondo si mettono insieme, costituiscono la FOCSI. È cresciuta, oggi dicevo sono una novantina di soci, sono aggregate altre 70 associazioni, hanno 758 sedi in varie parti d'Italia e del mondo e una vasta attività certo di assistenza alle associazioni membri, riconosciuta dalla conferenza episcopale che nomina un vescovo non solo come assistente ma rappresentante. Si occupano di educare il popolo italiano alla solidarietà e alla mondialità, vedere le necessità, diritti dell'uomo nel mondo, l'ecologia, anche in Italia ben inteso, difendere la difesa della terra, corsi formativi che si organizzano appunto anche per gli italiani e poi per chi parte. Si cerca di dare priorità a chi è più povero, a chi è più in necessità. Non ai cristiani necessariamente, aperti a tutti. Non ci si coinvolge nella politica degli stati, ma si cerca di aiutare le persone. A livello italiano ci facciamo sì anche avvocati per i poveri. Ecco. E certamente se c'è una comunità cristiana potrà essere la base prima di partenza per il lavoro, ma non perché sia solo per loro. Si cerca di favorire il dialogo appunto con le varie religioni, i vari gruppi, con altre associazioni che possano. في هذه الجمعية الشاملة اللي اسمها فوكسي يعني اتحاد الجمعيات الخيرية المسيحية وخدمة التضامن هذه الجمعية نشطت خلال السنوات الأخيرة في عدة مجالات أولا التضامن والثقافية وإنقاذ الفقراء لديها تواجد في 700 لديها مقرات في الخارج 732 مقر في الخارج وتعمل حاليا في تربية أو يعني توعية الشعب الإيطالي والمجتمعات المسيحية في إيطاليا على هذه المجالات والقيم وطبعا المساعدة الشعوب الأخرى الفقراء في الخارج أيضا تقوم بعمل إغاثي في الخارج ليس فقط للمسيحيين طبعا لكل الأطياف لكل الطوائف والديانات مساعدة الفقراء من أساس هذه الجمعية 2012-2014, il disastro ISIS Daesh. Non c'è nessuna associazione italiana o la socia comunque della FOCSI che possa collaborare in Iraq. E allora la FOCSI stessa, che non è in sé un'associazione di progetto ma di seconda istanza, di coordinamento dunque,
parte lei stessa, assume la responsabilità. Perché? Perché c'è una necessità estrema. E sono due fasi, una prima fase per gli sfollati, assistenza nei campi, costituire anche piccole comunità di insediamento, canali di emergenza. Questa è una prima fase, una prima serie di progetti. E poi, seconda fase, quella del primo ritorno, soprattutto nel Karakoss, Bartala, Kirkuk, Erbil, queste zone, aiutare il primo sviluppo, certo necessità immediate, ma dare possibilità anche di lavoro, di autosussistenza attraverso piccole attività agricole, quanto era possibile fare, formazione professionale in genere, e in modo speciale proprio la casa delle donne, dove imparano, reimparano e hanno anche il mezzo di produrre delle cose che poi potranno usare non solo a casa ma anche sul commercio. Il fatto che la svenna sul Nervatash è caricata da Ash. Guarda, quello è già mariato nel Rekomie e l'ha molto stato aperto fuori la tifica del manato con l'Arabi. Guarda, da Dakhalt, già mariato Foxy, le realtà musate, tutta prima musate, le awala le musate del Nazihin, e la ricama del Mukayamat, qua il rap della Jin o del Nazihin. Insomma, عودت النازحين كمرحلة أولى الدفعة الأولى من اللاعبين من اللاجئين من خلال توطينهم ومساعدتهم على إنشاء نشاطات مهنية داخل المهني وخاصة إنشاء ما يسمى بدار النساء لتمكين المرأة لأن تجد مصدر رزق لنفسها من بين اللاعبين اللاجئين والنازحين. Come accennavo all'inizio, lavoriamo sul posto con altre associazioni di ispirazione cristiana, per cui una o due anche musulmane. Il lavoro non è finito, ma prosegue. Lascio alla Presidente, Ivana Borsotto. Ivana Borsotto, l'anno scorso a Karakoss, c'eri anche tu ad aspettare il Papa. Io lo devo scrivere, voi eravate lì per progettare qualche cosa. A che punto siamo? Allora, io grazie a tutti, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questa giornata che ho trovato emozionante, che mi ha aperto il cuore. Io vi parlo in 5 minuti di 3 viaggi. Il viaggio del Papa, perché appunto eravamo lì, e devo dirvi che è stato un viaggio che anche oggi ci dice i grandi significati che ci ha trasmesso, perché è un viaggio che ci dice che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più potente della morte e che la pace è più potente della guerra. طبعا جمعية فوكسي كانت موجودة وقت زيارة البابا إلى كاراكوش فأنا كنت هناك عند زيارة البابا فهذه الزيارة أثرت في أثرت يعني فخلتني جعلتني أفهم إنه بعض الأمور من بينها إنه الأخوة أقوى من الاقتتال والسلام أقوى من الحرب. Il Papa ha insistito molto sul modello comunitario e anche la cooperazione internazionale è molto impegnata a creare comunità, perché la comunità è il vero antidoto alla chiusura. La comunità vera è quella che si apre e la comunità chiusa invece è quella che crea le premesse del fondamentalismo. E posso andare? Zirat il Papa è shadow di Talahani Nukta Tani Uju. خلق المجتمع خلق المجتمع هو كلمة مجتمع هو مضاد لكلمة انقلاق فعندما نخلق مجتمع نقصد المجتمع المفتوح المنفتح وهو عكس الأصولية والانقلاق. E come diceva Maimuna, anche a me ha colpito molto la frase che ha detto il Papa quando dice che tornare a essere consapevoli delle radici comuni, perché il sogno di Dio è che la famiglia umana
diventi ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli, che guardano il medesimo cielo e camminano in pace sulla stessa terra. Ma l'ultima foto letterale sei da Maimuna, da Bukarilla, ma la loro te l'ho della Lusula Lusitarache. Ma Kamakal aveva fatto la francese, no? L'aile di Zanie, da Sharira, si incominciava, a Tancun, quello una tatalla, ma se sama qua, una siro, ne uscì al Marcellato. E l'ultimo passaggio veloce che voglio fare è che è stato il dialogo la cifra di quel viaggio ed è il dialogo la cifra della Foxiv che immaginiamo anche nei prossimi 10 anni. E soprattutto c'è un passaggio nel documento di Abu Dhabi in cui si riconosce la provvidenzialità della diversità di religioni come una grande ricchezza che ci apre il cuore e la mente. طبعا الحوار هو من اساس العمل عمل اتحاد فوكسي فهذا الاساس راح يستمر في السنوات القادمه وهناك مقطع او جمله في ميثاق ابو ظبي وهو ان Provvidenzialità della diversità della religione. التنوع الاختلاف هو من حكمه الهيه من حكمه الرب. Il secondo viaggio è quello che vorrà fare la Foxit dopo l'Iraq, perché questo viaggio in Iraq ci ha aperto e ha una programmazione. Prima di tutto sul tema del dialogo interreligioso, stiamo collaborando con Don Giuliano, ma pensiamo che quello è un paese in cui potremmo esercitare il dialogo interreligioso. Di essere l'Iraq che abbiamo incontrato ci ha chiesto di essere più sistema, di essere meno sparpagliati, di non arrivare ciascuno per conto nostro a fare il piccolo progetto, ma di unire le forze e presentare tutte le competenze che abbiamo. C'è chi tra i soci della Foxiv, c'è chi è competente nella lotta alla malnutrizione, chi in campo sanitario, chi in campo agricolo. L'idea è mettere insieme questi saperi per proporre un programma e magari la signora ambasciatrice saremo poi contenti di incontrarla nei prossimi mesi. Fa برنامج الاتحاد فوكسي في العراق انه يستمر في مجال طبعا الحوار بين الاديان وما هو ما طلب منا من الحكومه العراقيه ومن المؤسسات العراقيه ان لا ناتي العراق لا ندخل العراق متفرقين بمعنى انه اتحاد جمعيات فكل جمعيه متخصصه في مجال معين أن يكون هناك تنسيق بين مجالات العمل أو النشاط أن لا نأتي العراق ندخل العراق متفرقين كل واحد حسب اختصاصه مثلا في المجال الصحي والمجال الثقافي المهني أن يكون هناك تنسيق مركزي فيما بين كل الاختصاصات هذه وأن يعني أن يتم مؤسسة هذه النشاطات المختلفة. Il terzo è il pellegrinaggio, perché noi compiamo 50 anni e sarà anche questo un modo di festeggiare. E il terzo e velocemente il terzo viaggio è il viaggio che ha fatto un libro che abbiamo recuperato, un libro sacro che l'ambasciatrice conosce, che il Papa ha restituito alla cattedrale di Karakosh. Ma vi dico quella del libro perché è una vicenda particolare, non vi rubo tempo. Un libro che è stato salvato dalla furia distruttrice dell'ISIS e che l'Italia, con l'Istituto Italiano del Restauro, ha restaurato e che il Papa ha riportato a Karakosh. Ma per dirvi che siamo tutti chiamati a cercare di costruire gesti simbolici. Il simbolico è il livello che unisce l'esistenza singola con l'esistenza della comunità. E Papa Francesco, da questo punto di vista, ce ne regala tantissimi di gesti simbolici, ma siamo chiamati tutti noi a crearne. Quindi da questo punto di vista credo che è un compito che dobbiamo condividere come segno di fratellanza. هذا يعني هذا الحادث هذه القصة تعلمنا أن
hanno capito di quadra franzia, ma danno franzia, franzia vuole l'acqua bene, il vuole sciarsi un po' di gusto, ma fa hanno quadra piace da un caldo, che gli dà caldo un caldo a la lama, la ma alla mano la braccia. E vorrei ancora dire al nostro fratello Yazida, non riesco a dire. Vorrei chiedere perdono perché i pacifisti italiani non sono riusciti a starvi vicini. Perdonateci. Nel nostro SMI, nel nascitino SMI, l'Italia l'ha messa più vuota. Vabbè, mamma casa. Grazie Ivana, grazie Monsignor Bressan. È collegato Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, a cui chiediamo se si iscrive anche lui al pellegrinaggio. Ma io avrei tanto desiderato incontrarlo di persona, ho avuto anche i racconti da padre Jalal, che è il mio tramite per Assisi. Ma avere il vescovo che custodisce la memoria di Francesco, il vescovo nella cui diocesi è stata firmata da Fratelli Tutti sulla tomba di Francesco il 3 ottobre 2020, è un'emozione. Io le do la parola e l'ascolto con tanta devozione. Io mi inserisco perché voglio ricordare che Sua Eccellenza l'ambasciatrice non ha fatto una proposta, ne ha fatte due, e la prima proposta era di aprire una scuola di italiano in Iraq. Ora, le scuole di italiano all'estero le apre un istituto che si chiama Dante Alighieri e che ha attualmente come presidente Andrea Riccardi, a cui solo poco tempo fa Assisi ha riconosciuto la cittadinanza onoraria. E allora io propongo, ecco qui ufficialmente, che noi, lo dico al Vescovo, possiamo scrivere una lettera ad Andrea Riccardi esprimendogli questo desiderio e questa proposta che viene fuori dall'incontro che abbiamo fatto ad un anno dalla visita del Papa in Iraq. Posso parlare? Allora, mi vedete, mi sentite? Ecco, sì, molto io bene. Vi vedo abbastanza bene, ma vi ho sentiti abbastanza male, con diversità di casi tra gli interventi, i primi e l'ultimi, ma il tutto mi è servito per avere innanzitutto una grande gioia. Quello che abbiamo vissuto oggi è un momento di alto significato e anche di grande simbolismo, perché ci siamo ritrovati in unità, ci siamo ritrovati sui passi di Papa Francesco, ci siamo ritrovati nella immagine e nel progetto di Fratelli Tutti. E dunque tutto questo vale di più e va al di là delle parole con cui abbiamo potuto commentare tutto questo. Vale innanzitutto come testimonianza, e io vi sono davvero molto grato. Non mi soffermo per non dilungarmi sui saluti e ringraziamenti, in particolare però non posso non ringraziare i due confratelli vescovi, Monsignor Rami e Monsignor Bressan, e la figlia del caro Abdelkader, con il quale avevo anch'io una relazione di amicizia e con il quale apposi la firma
a fratelli tutti e naturalmente il nostro Don Savina che, come ha spiegato, ci aiuta a livello di conferenze episcopali italiane. Un grazie dunque a tutti per la testimonianza che oggi, ancora una volta, è stata data ad Assisi, testimonianza di fraternità, data nel ricordo del grande evento che il Papa ha compiuto l'anno scorso e che ci ritrova oggi idealmente sui suoi passi. Vorrei attenermi al tema da Assisi ad Ur. Dunque, la mia conclusione è più che riprendere parti del discorso che è stato fatto con tanta declinazione di voci, ma che io non ho potuto ben seguire da tutti quanti voi, è un piccolo breve commento a questo slogan che ci siamo dati, da Assisi ad Ur. E dire da Assisi ad Ur non è dire soltanto una distanza geografica, culturale da percorrere, perché più che distanza è un incontro, ma è anche un risalire nel tempo, perché Ur ci è cara in quanto città di Abramo, nostro padre della fede, da cristiani, ma ugualmente padre degli ebrei, ugualmente padre degli islamici, e dunque un risalire la storia e un andare verso le radici. E questo è sempre importante perché la storia ci fa crescere, ma qualche volta anche ci rende pesanti, perché accanto alle tante cose belle che si sviluppano, alle tante verità che rifulgono, e ci sono nella storia anche delle ombre e qualche volta delle bardature che diventano una prigionia, che ci impedisce o almeno non ci facilita l'incontro. E dunque andare da Assisi verso Ur significa fare questo cammino a ritroso verso il punto da cui tutto è cominciato, ma direi di più, poi volendo, ecco, è anche il simbolo di una risalita ancora ulteriore ad Adam, come direbbe la scrittura, alla prima espressione della nostra umanità che esce dalle mani di Dio e alla quale rimaniamo per sempre legati, fratelli tutti, anche perché questa risalita ad Ur, questa risalita ad Adam, in qualche maniera ci fa risentire di nuovo nell'abbraccio generante dell'unico Dio. La creazione non è un fatto avvenuto soltanto al Big Bang, è un fatto continuo nella storia. Noi siamo continuamente generati da questo abbraccio e più lo sentiamo, più lo percepiamo, anche nella differenza delle nostre sensibilità, delle nostre storie, e più la fraternità ha una chance. Mi sembra bello tutto questo. Ma aggiungerei un'altra cosa che qui da Assisi non è possibile dimenticare, alla scuola di Francesco, che ci riporta in maniera profonda alla scuola di Cristo. Dire Ur è dire Abramo è dire l'uomo di fede, diciamo padre della fede. La scrittura cristiana, anche nel Nuovo Testamento, lo ribadisce in maniera molto forte. Ma che cos'è la fede? La fede è fatta di tante dimensioni e dentro la fede c'è anche in maniera qualificante, c'è un patrimonio di verità credute, e spesso le verità credute sono esattamente quelle che ci fanno differire. Però prima delle verità credute, dentro le verità credute, c'è un atteggiamento di fondo, ed è l'atteggiamento dell'affidarsi, è l'atteggiamento con cui ciascuno di noi rinuncia, ma non rinuncia perché fa un atto di liberalità, che fa un atto di verità, rinuncia a sentirsi il creatore, il padrone del mondo, e si affida a colui che è il vero creatore e signore della storia. È un atteggiamento in cui ognuno di noi si spoglia di sé per fare spazio al mistero, e proprio facendo questo gesto
riesce anche a creare lo spazio della fraternità, che se non è la cos'è la fraternità se non capacità di accogliersi reciprocamente. Noi facciamo fatica ad accoglierci perché siamo pieni di noi stessi, spogliandoci nella fede di noi stessi diventiamo anche spazio accogliente, per cui ogni fratello e ogni sorella che porta il raggio del mistero, che porta il raggio di Dio, diventa davvero nostro fratello, non a parole ma nelle opere. E dunque questo risalire da Assisi ad Ur, alla scuola di Francesco, che questo atto di fede radicale, cioè di rinuncia a se stesso, lo fece in maniera davvero esemplare. Qui ad Assisi siamo solito ricordarlo con un termine, spogliazione, la spogliazione di sé, che traduce la kenosi biblica, lo svuotamento di Dio, è la parte umana, il riflesso umano, la risposta umana, l'obbedienza umana a ciò che Dio fa continuamente, dalla creazione alla redenzione, dal primo giorno in cui ha fatto il mondo al giorno in cui nel suo figlio si è messo sulla croce. Dio in qualche maniera rinuncia a se stesso e chiede all'uomo di fare altrettanto, perché in questo incontro di due rinunce si realizza lo spazio della bellezza e della fraternità. A me sembra bello poterci lasciare con questo spirito di Assisi. Questa riunione, questo incontro è stato fatto nella collaborazione della Commissione Spirito di Assisi e come sempre con la Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi. Ecco, noi abbiamo questa grande responsabilità e questa grande missione da Assisi di capire innanzitutto, perché abbiamo questo grande maestro a portata di mano di cui parlano le pietre, tutte le pietre di Assisi, e abbiamo al tempo stesso la grande responsabilità di un luogo simbolico di primo livello, abbiamo la responsabilità di vivere e di spiegare che il mondo non cambierà se non torna ad Ur, cioè se non torna alle radici e se non torna a questa resa esistenziale di fronte al nostro orgoglio che lo tenta continuamente ad essere padrone. Come si risolverà la grande tragedia che in questi giorni ci sta tanto affliggendo, se non c'è qualcuno che è capace di arrendersi alla bontà, alla verità, di spogliarsi di sé, delle sue ragioni? Come si fa un negoziato? Come rinunciare alle burme se non si sa rinunciare a se stessi, al proprio orgoglio, al proprio senso di potere, di predominio? Abbiamo bisogno davvero di risalire ad Ur, e cioè di ritornare alle radici dell'umano profondo, di ritornare alle radici della fede che davvero ci unisce più di quanto ci possano unire degli spezzoni, dei segmenti di verità dei nostri diversi patrimoni religiosi, dei nostri diversi patrimoni culturali. Ecco, il mio augurio è che questo incontro sia servito a questo. Siamo pochi, potremmo dire, no? Cosa possiamo aspettarci da un incontro così? Chi ci ascolterà? La televisione non dirà di questo incontro oggi, ma noi sappiamo proprio per la fede di Abramo che i piccoli semi possono diventare grandi alberi. E dunque io ringrazio di cuore Dio Onnipotente innanzitutto per questa bella esperienza che ci ha concesso di fare, e ringrazio tutti quanti voi per aver partecipato, sapendo che quello che abbiamo fatto oggi è un piccolo seme, ma un seme generativo capace di germogliare. Allora vi ringrazio e invoco su tutti quanti voi la benedizione del Signore. أعبر عن سروري لهذا اللقاء اليوم، لقاء جمعنا على الوحدة، على خطى الأب الأقدس، وهو لقاء طبعاً شعار اللقاء هذا هو من أسيزي لأور، فطبعاً ليس فقط المساحة الجغرافية، هو لقاء في النهاية، وهو لقاء يرمز إلى العودة، إلى الأصل، كما دعا إليه الأب الأقدس. الأصل مسقط رأس أبين إبراهيم.
Havel di Salven, ma di Natengua, Audata, il Assel Giudur e Mushtarak, o con Auda Ivan il Adam, yani Mital, l'Insani e l'Ula, Fia dell'Adam. Nacno Fia Sisi fa la sauna il Nukur Madraset Gedis Francis. Madraset Gedis Francis, Mabnie alla l'ittical ad Allah o attaggiarrud min addat ha del madrasse ie asasie o assabide il wahid attaggiarrud min addat ie o assabide il wahid l'ettafawud o attahawud o al-ukhuwa l'anno inda ma attaggiarrud min dati astatiana taqabbal l'akhar fa la sabile taqabbal l'akhar illa attaggiarrud min addat fa tanazul an dat mit al masih wa tanazul an nafsi li ashr al bashariyya wal insaniyya fa ala al muhawirayn al tarafayn al mutahawirayn an yatanazul kull wahid an nafsi li ashr al akhar taqabbul al akhar hada huwa mumkin al dars al mumkin nastakhlisa min al liqa al yawm wa natamanna an yakun hada al dars huwa aydan li hal al sira'at al qa'imah haliyan wal hurub كيف يمكن أن نواجه هذه الصراعات إلا بالتنازل إلا بالتفاوض يعني عن طريق التجرد من الذات لتقبل الآخر فأتمنى أن يكون هذا اللقاء بذرة يعني بذرة صغيرة ممكن أن تنمو وأن تنبت نتائج مثمرة للكل فطبعا شكر الجميع والمنظمين لهذا اللقاء وهذه الفعالية نعم sto traducendo quello che sta dicendo soltanto un riassunto naturalmente vi auguriamo tutto il bene la salute insomma vi auguriamo tutta la salute bene io chiedo ovviamente ci uniamo anche noi auguri per la salute a Monsignor Domenico Sarrantino io direi arrivederci ad Assisi e arrivederci a Durma. Vorrei proprio che fosse Don Tonio a concludere. Grazie, grazie Luca e grazie a tutti voi perché sono convinto che questi percorsi a volte carsici, nascosti, siano benefici, alimentano il bene e la pace nella storia. Non abbiamo celebrato un rito, non abbiamo detto parole di circostanza, abbiamo posto un contributo nella costruzione della pace che si fonda nell'amicizia, nel cammino insieme e si fonda anche nell'ascolto attento del sogno di Dio per gli uomini. E quando qui ad Assisi è stato destinato un prete iracheno piccolo e incerto persino nel parlare, che si chiama Padre Jalal Yaco, e noi ci siamo interrogati, che ci fa questo prete iracheno qui? E la seconda domanda è stata, che cosa ci vuole dire Dio attraverso la presenza di un prete iracheno qui? Ecco, quello che abbiamo vissuto oggi in parte è l'inizio di una risposta. Noi abbiamo avuto dei compiti, li abbiamo avuti da Dio sicuramente, l'ambasciatrice ha dato un aiuto a Dio con alcuni altri compiti e noi ce li portiamo a casa, li coltiviamo con cura, con attenzione. Noi siamo convinti che questo non deve essere un segnale isolato. Abbiamo coinvolto la conferenza episcopale attraverso Don Giuliano, abbiamo coinvolto le organizzazioni non governative attraverso la FOCSIV, abbiamo da Assisi la cosa si sta allargando e io sono convinto che questa è la direzione che dobbiamo fare, che dobbiamo percorrere, che dobbiamo tenere. E sapete bene che gli ebrei salutandosi si dicono no, in un momento importante della loro celebrazione l'anno prossimo a Gerusalemme. Noi vogliamo cominciare a dire, non so se l'anno prossimo, ma ci vediamo a Ur. E lo dice...
e lo diciamo per quello che anche simbolicamente, significativamente questo significa. Non voglio dare l'ultima parola, questa mattina abbiamo iniziato con la Divina Liturgia che Padre, che Monsignor Rami ha presieduto. Allora, Monsignor Rami, io la invito a venire qui a dare una benedizione, ad invocare il Signore per noi e a recitare il Padre Nostro in aramaico per tutti noi. Grazie a tutti gli organizzatori di nuovo, grazie Luca, grazie Eccellenza Monsignor Domenico. Allora con Monsignor Luigi pure possiamo recitare il Padre Nostro in aramaico. Abun Bashmayo, et Qadash Shmoch, Tite Malkuthoch, Nehues Bionoch, Aikan Bashmayo Baro, Havla Lahmut Sonkonan, Yomon, Washbuklan Haubain Wahtuain, Aikan Odof Hnan Shbakn El Hayobain, Lot Ala Nation, Elo Fason Membisho, Metul Dilohi Malkutho, Hailo Tishbahto, Lola Molmin, Amin. Grazie a tutti. Che Dio Padre Onnipotente vi benedica, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.